La maggior parte dei nuovi contagi da Covid in Veneto è di importazione e questo ha spinto il presidente regionale a stringere le maglie, laddove possibile per le competenze di Palazzo Balbi, delle norme per l'isolamento fiduciario e per i soggetti positivi. Doppio tampone a chi rientra in Italia dopo una trasferta di lavoro e denuncia d'ufficio per chi rifiuta il ricovero se indicato dai medici. Mazzaia confida in un decreto nazionale che reintroduca il reato penale per chi viola l'isolamento e il ricovero coatto per i pazienti affetti da Covid. Il Veneto di fatto resta un'area a rischio basso. La nuova ordinanza vuole intervenire proprio a tutela di infiltrazioni dall'esterno. Pensate solo che dal 1° di luglio in Veneto abbiamo avuto 28 contagi che sono un'inezia dal punto di vista epidemiologico. 28 contagi in una settimana su 5 milioni di veneti, probabilmente ci sono patologie che stanno aggredendo molto di più la nostra comunità in questa fase. Però dei 28 contagi, 15 sono di virus importato che coinvolgono stranieri. Allora, qual è il tema? Il tema è quello di aver messo in ordine alcuni fattori che conoscevamo già, altri che abbiamo introdotto, come questo che è assolutamente innovativo, del doppio tampone per i lavoratori che vengono dai paesi non dell'allegato 1 che vi daremo. Vi ho fatto l'esempio della Serbia, ma possono essere altri paesi, la Tunisia, tutto il resto, anche gli Stati Uniti, no? Voi sapete che gli Stati Uniti hanno la quarantena in questo momento. Avessimo noi un dipendente che va negli Stati Uniti e torna a casa dopo aver fatto la sua attività lavorativa, deve farsi due tamponi e stare una settimana con la mascherina. Ovvio è che ci aspettiamo che a livello nazionale si inaspriscano, a livello nazionale mi aspetto che si vada a inasprire il tema e quindi si riporti al penale l'isolamento fiduciario del negativo, perché ad oggi resta un'ammenda di 1.000 euro e noi non possiamo introdurre il penale su questo. Mi aspetto che sul ricovero coatto, noi ci abbiamo introdotto la denuncia d'ufficio, eccetera, si provveda, e di questo ne ho parlato anche con il ministro Speranza, e ho letto anche una sua intervista, ho visto che è in linea, si provveda a trovare una modalità che si può assolutamente identificare con un decreto, in maniera tale che i sanitari, che sono gli unici titolati, decidano se provvedere a un isolamento fiduciario presso la residenza di un positivo, e noi siamo assolutamente per questo, perché tutti quelli che possono essere curati a casa, bene che restino a casa, ma se il caso è grave, è una persona, un paziente che ha sintomi evidenti, eviterei di disperdere il virus in giro per il territorio, perché questo magari o questa non vogliono farsi curare.